La Suprema Corte bacchetta l'indiscriminato utilizzo dell'autovelox nelle strade cosiddette minori, in cui, invece, è vigente l'obbligo della contestazione immediata. La vicenda oggetto della controversia concerneva l'infrazione del limite di velocità, infrazione avvenuta all'interno di un territorio comunale, per cui era stato proposto ricorso. Concetto: non possono essere installati apparecchi elettronici di rilevazione della velocità su di una strada extraurbana secondaria. La legge demanda al prefetto l'individuazione delle strade, o comunque singoli tratti delle strade stesse, differenti dalle autostrade o anche dalle strade extraurbane principali, in cui non vi è possibilità di fermare un veicolo, ai fini della immediata contestazione delle infrazioni. La ratio sottesa a ciò è quella di ammettere il controllo elettronico solamente nelle ipotesi in cui risulti essere difficoltoso fermare l'automobilista. Sulle strade extraurbane secondarie, nonché sulle strade urbane di scorrimento, invece, l'installazione di tali dispositivi può essere possibile solamente quando le stesse vengono individuate mediante idoneo decreto del prefetto.